Spring Edition è il nome della quarta edizione di Colora la Vita, evento organizzato da Avis Giovani con l'obiettivo di sensibilizzare la donazione di sangue e plasma. L'iniziativa, rinnovata nel suo aspetto, si svolgerà sabato 22 giugno a partire dalle ore 18 lungo il circuito Marconi di Fano. Quest'anno il tema è appunto il Feeling Edition. E negli anni abbiamo cercato, ecco, di trovare sempre un tema che avvicinasse ancora di più non solo i giovani ma tutta la comunità, e quest'anno appunto quello del legame, del sentimento, perché ovviamente il gesto della donazione di sangue e di plasma che lega il donatore al ricevente è qualcosa di molto forte. Quest'anno l'evento sarà interamente eco-friendly nel rispetto dell'ambiente, senza l'utilizzo della plastica e carta. Infatti la modalità di iscrizione sarà gestita con un ticket SMS e un'app online. La vendita attraverso telefono, attraverso quindi l'internet, attraverso la tecnologia, al prezzo di 15 euro, l'acquisto online, quindi con carta di credito, PayPal, eccetera, oppure 10 euro venendo qui in sede Avis oppure trattando con uno dei PR di noi giovani Avis. Cosa prevede il kit? Il kit prevede lo zainetto, e un bicchiere, il laccio, e una maglietta, e il bracciale in silicone e 3 bustine di colore. Ulteriore novità di questa edizione: sarà presente l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, che assieme alle loro guide parteciperanno alla corsa di 4 km, oltre ai tanti laboratori organizzati dal comitato e una merenda particolare offerta a tutti i presenti. Noi cerchiamo di rifocillare i corridori sia prima che dopo la manifestazione, sia la corsa, con una merenda al buio, quindi offriremo a chi vuole mettersi in gioco una benda con la quale poi cimentarsi con pane e Nutella. Tanti giovani e associazioni coinvolti, e in occasione dell'imminente giornata mondiale del dono, Avis di Fano festeggia un importante traguardo di crescita del numero delle donazioni. È un numero importante in crescita ogni anno, e soprattutto è importante mandare questo messaggio ai giovani. È un aumento per quanto riguarda le donazioni fatte nel 2018 rispetto al 2017 della fascia d'età che va dai 18 ai 25 anni. Ma voi ragazzi avvicinatevi sempre di più al mondo del dono. Viva! Viva!